La società civile dice no all'escalation di bullismo e violenza in città. Animali seviziati e uccisi, arredi urbani danneggiati, anziani vittime di scippi o addirittura picchiati sono i recenti episodi che hanno turbato la comunità avolese. Venerdì sera, alla luce degli episodi che hanno scosso la comunità, i giovani democratici hanno organizzato un incontro per dire no alla violenza e promuovere una campagna di sensibilizzazione con la distribuzione di locandine, campagna che sta coinvolgendo molti giovani. Invitiamo le forze dell'ordine, ha detto Demetra D'Agata, vice segretaria dei giovani democratici, a vigilare e proponiamo di istituire un comitato a difesa dei più deboli e a difesa degli animali per far fronte a questo fenomeno. I fenomeni di violenza sono fisiologici di una società che non vive bene. Spesso la frustrazione e la rabbia si manifestano in questi modi. Ritengo, afferma il segretario dei giovani democratici Andrea San Gregorio, che sia nostro dovere intestarci questa campagna di sensibilizzazione che si inizia con la diffusione di locandine e continuerà in altre forme, ma non dimentichiamoci che l'educazione prima di tutto deve partire dalle famiglie e dalle scuole. Da alcuni giorni gli atti di bullismo si stanno manifestando con l'avvelenamento di animali. A vigilare sono spesso le associazioni a difesa degli amici a quattro zampe, come nel caso di Tutti Perfido presieduta da Achille Buonagrazia.